Pietro, l'Olmo Ponte ha avuto questa bella iniziativa, insomma, di ospitare, come dire, un centro medico per la vaccinazione anti-Covid. Assolutamente sì, è un'idea che è nata a noi qui in società e poi l'abbiamo sviluppata subito con il dottor Giglio, con la dottoressa Marzia Sandroni, la dottoressa Anna Beltrano della USL, dove è piaciuta subito l'idea di portare il camper vaccinale all'interno di un centro sportivo. È il primo caso in Toscana che il camper vaccinale entra proprio in un centro dove ci sono i giocatori di calcio. Noi siamo contentissimi, c'è un ottimo risultato, vedo sta venendo tanta gente a vaccinarsi. Noi abbiamo messo a disposizione l'ambiente, poi i risultati Certamente, li insomma, vediamo. un ambiente dove c'è tanta gente, viene tanta gente visto i tanti vostri tesserati. Sì, siamo tanti, quest'anno i numeri stanno aumentando, siamo all'incirca sui 400 tesserati, dunque sono tanti ragazzi, tanti i genitori, i parenti che girano intorno a questo ambiente, dunque gli diamo questa opportunità in più come società di poter usufruire di questa giornata. E quindi, come dire, è un qualcosa di importante, insomma, vedo che la gente risponde. È importante, è bello, forse sarà anche per lo spazio che abbiamo a disposizione, dove la gente può arrivare, parcheggiare tranquillamente e riuscire a tranquillamente a fare magari una cosa che fino adesso non aveva fatto. Questo poi ognuno farà le sue scelte. L'Olmo Ponte che comunque, come dire, continua a far bene, non solo per lo sport e il sociale, ma anche per altre iniziative, insomma, come questa. Sì, noi siamo contenti. Quando c'è da fare un'iniziativa nuova, ci organizziamo, cerchiamo di farla subito, anche che non sia calcistica. Certo. E la dottoressa Dragoni, insomma, l'intervista insieme al presidente vi ha fatto anche i complimenti. Sì, ho sentito i complimenti della dottoressa Dragoni e i complimenti del dottor Giglio, che oggi non può essere con noi, ma mi ha chiamato e era veramente soddisfatto di questa iniziativa. Grazie. Grazie a te.